Anche quest'anno un grande spettacolo pirotecnico ha chiuso la festa della Repubblica a Città di Castello. Tanti cittadini che hanno assistito alla calata del drappo tricolore sulla facciata della Torre Civica da parte degli uomini del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, alla presenza del sindaco di Fernate Luciano Bacchetta, Vittorio Betti, presidente della Rotary Club locale, che da sempre promuove insieme al Comune la manifestazione e che si è detto felice di partecipare ad una manifestazione così sentita ed importante per tutti gli italiani. Essere presenti nella società è un imperativo per il nostro sodalizio, ha aggiunto Betti, e questa festa è fortemente ancorata nella città, come dimostrano i tanti tifernati intervenuti. L'onorevole Anna Ascani ha parlato della Repubblica Italiana come di una mamma che conosciamo bene nei suoi pregi e nei suoi difetti, che a volte ci fa arrabbiare ma alla quale siamo molto attaccati. Dobbiamo impegnarci perché i suoi lati positivi corrispondano ai lati positivi che da cittadini consapevoli dobbiamo introdurre nella vita collettiva e nelle istituzioni. La manifestazione, coordinata da Claudio Tomasucci, ha preso il via con l'entrata in piazza Gabriotti della Filarmonica Puccini, diretta dal maestro Francesco Marconi, seguita dalle associazioni combattentistiche con i labari. Il corteo si è schierato per l'esecuzione della canzone del Piave, ricordando i 100 anni della Prima Guerra Mondiale, l'inno dell'Europa e quindi l'inno d'Italia, che ha accompagnato la discesa del drappo e dei vigili lungo la facciata principale della torre. È un onore festeggiare il 68esimo compleanno della Repubblica nel modo suggestivo e coinvolgente con cui lo facciamo da 9 anni e che dobbiamo alla collaborazione con il Rotary Club, ha detto il sindaco Bacchetta. Città di Castello ha trovato una formula che riesce a muovere il sentimento di appartenenza nazionale e che comincia ad essere esportata perché parla ad ognuno di noi.